100 milioni di euro per difendere i prodotti italiani. Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona lancia il progetto sulla sovranità alimentare, ma per il settore dell'allevamento spiega decisive le risorse europee. Stefano Lorelli. Ad ogni stand una parola o una foto per il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida all'edizione numero 77 delle Fiere Zootecniche Internazionali a Cremona. Si parla di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di tutela del Made in Italy e della qualità, ma anche di risorse nella manovra, in tutto un paio di miliardi, parte destinata a sostenere i consumi. I 500 milioni che serviranno a tante famiglie italiane che hanno un reddito basso per acquistare prodotti. All'innovazione andranno 225 milioni, 100 alla sovranità alimentare, decisive le risorse dalla nuova politica agricola comunitaria. Le risorse non sono tante, ci sono quelle importanti della PAC, 5 anni di programmazione europea, prima veniva affidata interamente alle regioni, adesso passa su un piano di strategia nazionale perché l'Europa ci chiede di fare questo, io credo che sia anche giusto. Non significa tagliare fuori le regioni. Bene la sostenibilità, commentano gli operatori, ma senza dimenticare quella economica. Abbiamo bisogno di questo e quindi spero e mi auguro che si trovino le risorse per sostenere il valore delle nostre aziende. In fiera 650 capi provenienti da 130 allevamenti di 8 paesi e 400 espositori. L'idea di comunità e di costruire insieme il futuro per l'agricoltura, quello credo che sia fondamentale.